Allora, l'allora di Lilli Gruber sembra, ti ricordi? Ce l'hai l'allora? Allora, quando Lilli Gruber vuole Ah, certo. Sistemare la faccenda. Ci manca la giacca di pelle poi. La spalla di Lilli Gruber è il suo ditino di Beyoncé. Che ditino di Beyoncé? Ah, è giusto. Sembra un modello. Sì? Andiamo. Perché, ah, cioè, tardi. Sai, c'è di Ron del Blade degli schiaffoni. Cioè, non so come strada scendere. Matteo Bordone. Due cose principali. La prima è che è sempre stato l'intellettuale pop che a me più ha affascinato da sempre. Intellettuale pop. Vabbè. Ci sta? Sì, come mediazione. Fa che libro. Quando entri in libreria è una festa per tutti noi. Lo vedi entrare con la cuffia. Vuole le cuffie. Quindi siamo contenti di stare a casa sua, un po' emozionati, ma ce la faremo. Allora, abbiamo scelto tre libri. Sì. Cominciamo da chi? Cominciamo da lui, sì. Perché anche il modo in cui ci siamo conosciuti. Sì, che è strano, perché a me piacciono tante cose pop e poi così puntualmente dei rompipalle super letterari, sì, totali. Sì. E Thomas Bernhard è il capo, secondo me. Capo assoluto dei rompipalle totali. Però non si può farne a meno. Cioè è un autore rimuginone. I libri sono delle eterne rimuginate, sì, no? E c'è un processo di elaborazione da parte della voce dei personaggi che raccontano le cose che passa sempre dalla nevrosi e dall'ossessione, quindi sì, ribattono continuamente questo stile che ritorna continuamente sugli stessi concetti, bam 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 bam, però si tengono insieme in questi periodi infiniti. Sì, esatto, perché c'è è come un po' il jazz, nel senso che c'è, io l'ho immaginato come il jazz, perché c'è una sorta di inizio quasi sempre uguale, che è un po' il tema di cui si parlerà nel libro. Sì. Però è, sì, quasi sempre morte, cimiteri, suicidi. Sì, sì, disperazioni. Poi c'è una parte centrale dove lui parte ed è, come dice Del Giudice, non è un pensare, ma è pensosità. Sì. Non è un filosofeggiare, non è un filosofia, ma è filosofeggiare. Sì, perché è proprio rimuginante, cioè se avesse qualcuno che lo ascolta dall'altra parte non funzionerebbe più. Funziona perché sei da solo e quindi tu assisti alla nevrosi ossessiva di questi personaggi che per pagine e pagine ripetono sempre la stessa cosa. E poi come lo scivolo dell'acqua park non è che puoi fermarti. Nel senso che lui ti porta con sé in queste paginate di... C'è quello sul cono, e il cono, questa famiglia che aveva questa casa a forma di cono, il cono, e continua di sta roba del cono. Il marito della sorella, com'era, quello, il venditore di... È sempre questo, in camminare c'è un gruppo di persone che... Anzi, due vanno in un negozio di confezioni per comprare un cappotto e c'è una discussione rispetto alla qualità di questo cappotto. Questi due poi se ne vanno dopo aver avuto questa discussione e poi qualche tempo dopo uno dei due si toglie la vita. Ecco, l'altro rimugina su questo fatto per tutto il libro. Ora il libro non è su 120 pagine, ma in cui non c'è nessun altro evento, sì, in sostanza. Sì, sì, sì. Solo siamo andati a fare una passeggiata, siamo entrati in un negozio di cappotti e abbiamo litigato col titolare sulla qualità di un cappotto e lui si è suicidato. Su questo... 120 pagine di ossessione, di filosofeggiare, sì, e di pensosità. Il bello di Thomas Bernhard è che per me c'è un elemento comico in tutto questo, c'è un elemento affettuoso nel seguire le ossessioni di questi personaggi, cioè non si può prendere Thomas Bernhard e pensare che abbia ragione. No, perché dice cose assurde. Perché è troppo consolatorio, sì, sì, no? Sì, cioè sì, tu sì. Prendi un libro di uno che tira randellate a destra e a manca, sì, e gli vai dietro e dici io sono dalla parte del giusto. No, no, devi pensare di volergli bene, di essere un suo amico, un suo parente, che dice Thomas, eccezionale questa tirata, però stai tranquillo, adesso ti metto su un caffè. Cioè, un po' sì, è un pochino bisogna mantenere l'idea che una persona che
va avanti a ripetere la stessa cosa per 40 volte, sul piano letterario interessante, ma c'è anche quasi, mi viene da dire, un elemento umano, perché poi è sempre lo stesso libro. Esatto, questo è sempre lo stesso libro, sempre, è un po' simenoniano, nel senso che c'è uno schema, c'è questo inizio e c'è questa fine che si collegano, però in mezzo c'è questa che è molto musicale, perché poi lui è... A un certo punto c'è, per esempio, a colpi d'ascia c'è questo fatto che il libro intero è il pensiero che si sviluppa da quando lui, arrivato a una festa, dice mi siedo qui, a quando appoggia le chiappe sulla poltrona. Nel momento in cui fa per sedersi, inizia un ragionamento che lui racconta e dura tutto il libro. L'azione diventa del tutto irrilevante, l'attività è del tutto irrilevante, è quel filosofeggiare lì che conta. E c'è, di solito, lui parla e c'è un ascoltatore che ascolta, che di solito è una figura che lui reputa positiva in un certo senso, è l'unico positivo, perché è degno di ascoltare questo suo... che poi si potrebbe forzare un po' la mano e dire siamo noi. In realtà il tema centrale è anche quello della musica, perché lui, essendo un appassionato di musica, infatti il suo convento, che è il libro meno amato dai bernardiani, perché secondo i bernardiani si è un po' piegato alla trama. Sì, c'è tanto c'è molto più racconto. Certo. Poi che sia pop, cioè proprio bisogna essere pazzi per dirlo. Però i bernardiani pensano, cioè il suo convento è amato dalla massa, succedono troppe cose. Succedono troppi fatti. Mentre devono succedono troppi fatti, devono succedere tre fatti che devono essere rimpastati continuamente finché non arrivi alla fine ed è diventato un sasso. È una cosa che ha impastato talmente tanto che è diventato un sasso ingestibile. E lui è sinceramente incazzato nero per la decadenza culturale. Mia nonna Brianzola diceva ho il rugone, non si è mai capito cosa fosse, era una questione, cioè sentiva una pesantezza nello stomaco, ha una vita di esami, diceva questo rugone. Ecco, lui ha il rugone. Il rugone soprattutto nei confronti dell'Austria. Nei confronti dell'Austria e delle istituzioni. Salva Roma. Salva sempre qualcosa di lontano. Roma per la bellezza. Dove è lui, dove dovrebbe sentirsi a casa, dove succedono le cose, è un disastro. Le istituzioni, la società, il mondo culturale, il dibattito pubblico. E questi autori che hanno la carogna addosso, secondo me vanno sempre presi con un po' di affetto. Se li prendi troppo seriamente, diventano tribuni della plebe, cosa che vale anche, se vogliamo, per Lester Banks. Secondo libro. È stato un grande critico musicale, Minimum Fax a un certo punto ha pubblicato tutti gli scritti e poi insomma si parla molto di Lester Banks perché è un po' il puro, no? È la critica musicale fatta un po' alla vecchia maniera di una volta, perché poi sarebbe interessante capire se la critica musicale di oggi sia diversa rispetto a quella di una volta. Molto diversa. Ecco. Lester Banks è stato un gigante, soprattutto è uno di quelli che ha una statura mitica, anche superiore morto alla statura reale. Morto giovane, dopo aver fatto tante cose belle. 32 anni mi sembra che è morto. Sì, cioè ha fatto tutto da adolescente, giovane e ventenne, eccetera. E allora era un po', era ancora abbastanza di nicchia. Fare il critico musicale, seguire il rock, il pop, le cose alternative, eccetera, avere quell'approccio lì e poi viverlo come se da quello dipendessero la vita e la morte. Cioè lui scrive le recensioni con un impeto, anche da sfasciato, anche da tossico, marginalizzato, amico di nessuno, che ha solo il rapporto con i lettori. Perché con i gruppi lui, in Almost Famous, no? Lui non nemico, ma diciamo un po' anche qui di traverso rispetto a tante cose, ma amico di nessuno. Nessuno. È una rockstar lui stesso, in un certo senso. È interessante leggerlo da un punto di vista letterario, neanche in maniera particolare, perché è un po' confusa, è un po' farraginoso spesso la sua vita. È molto letteraria proprio, molto letteraria. Sì. Se la usi per capire se quel gruppo ti piacerà, come è stato un concerto, a volte prende delle direzioni che segue fino in fondo,
c'è una, per esempio un pezzo bellissimo, non so dove sia, su James Taylor, in cui ipotizza che si vieti a James Taylor ufficialmente di fare altra musica, cioè si scaglia violentemente. Ovviamente queste le invettive, quando sono sempre così virulente, hanno il problema della violenza, che è sempre seducente, ma appunto secondo me va presa un po' con le pinze, perché sennò stronchi tutto e ti senti sopra tutto, non salvi nessuno, e poi quella diventa una posizione così un po' pretestuosa, narcisistica. Ah, bellissima è la pagina, per esempio, sulla Giamaica, in cui lui va in Giamaica e dice: volete fare una campagna contro il consumo diffuso di marijuana? Venite in Giamaica e provate a fare qualcosa, trovare un gruppo, sì, trovare lo studio di registrazione con cui avevate preso degli accordi. Quindi lui va a Kingston e racconta che c'è una quantità di gruppi europei e americani che sono in Giamaica e avevano preso accordi per registrare dei dischi, perché si registrano molti dischi in Giamaica, reggae non solo, e non trovano nessuno, non trovano il gruppo, sono tutti fumati, vagano nel niente, girano. E lui dice: il posto al mondo in cui ti viene più voglia di applicare il proibizionismo è qua, perché non funziona una mazza. Fa molto ridere. Ma della critica musicale di oggi, che ne pensi? Ma oggi è cambiato tutto, perché non essendoci più la questione economica legata all'acquisto dei dischi, cioè quando io ero adolescente la cosa su cui investivo di più era quello. L'acquisto di dischi e libri, montagne di dischi e libri. E lì è importante capire dove metti i soldi. Molto banalmente, perché poi si parla sempre della critica altissima, però la critica aveva anche una funzione di questo tipo. Tu leggevi e capivi cosa comprare. Oggi, con il fatto che puoi provare, certo, puoi provare gratuitamente sempre. Non sbagli mai, in teoria, nell'acquisto. No, quindi la critica è cambiata nel rapporto con l'ascoltatore, con l'appassionato. Da un certo punto di vista è meglio, perché ti occupi solo dei ragionamenti fatti sui dischi. Segui qualcuno in particolare, no? Ma a me piace molto, per esempio, Alex Ross, che è uno che Alex Ross, sì, incrocia. Deve essere rumore, quello deve essere rumore. Dove prendi le notizie tu? Bah. Perché in Italia io seguo Onda Rock. Io in genere, anche se è pieno di limiti, Pitchfork fine mi serve per vedere cosa esce. Sennò c'è sempre Blow Up, che è una rivista vecchia scuola, dove c'è tutto. E anche lì vanno letteraria. Che sì, vanno frequentati le riviste e i posti dove si fanno recensioni, vanno frequentati per capire quali firme hanno l'idea di musica che si avvicina alla tua, di chi non puoi pensare che siano tutti d'accordo, cioè di trovare un posto che è in linea con quello che ti piace completamente. Ti ci devi un po' accomodare, poi impari le regole del gioco e così. Io vado molto a caso. Terzo libro, tra l'altro un'edizione pazzesca. Questa è la prima edizione. Sì, prima edizione, 92 quindi. Poi ne è uscita, 92. Poi ne è uscita la una. Successivamente ne è uscita una in cui cercavano di trasformare questo libro, di vendere questo libro come un libro sentimentale. Ah, sì. Dove in copertina c'erano due abbracciati, ma come se fosse una cosa proprio. Edizione 92, quando è uscita, Dio di illusioni di Donat Hart. Libro che è uscito nel 92, le cose essenziali sono che l'ha scoperto Bretton Ellis. Bret Easton Ellis era suo compagno di università. Esatto, e amici, così lui con lei è bella, quella me. Carriera. È bella anche. Sì, e scrive effettivamente un po' come una vecchia, cioè la cosa buffa è che hai Bret Easton Ellis che scrive tutto proiettato in avanti e lei che invece ha questa scrittura molto più convenzionale, volendo. Classicheggiante. Sì, molto più da feuilleton, da librone di racconto, no? Scrive un libro ogni 10 anni lei. Sì. Infatti ha scritto soltanto 3 libri. Molto punitiva, molto austera. Questo è un libro poi che, insomma, quando mi ci sono avvicinato successivamente mi è sembrato forse un po' ingenuo, però avevo 18 anni e mi ha veramente folgorato questo libro, perché racconta questa storia di un'università, beh, somiglia un po' all'attimo fuggente, se vogliamo. L'attimo fuggente come atmosfera c'è tutta, è la prima cosa che ti viene in mente. Un'università del New England dove ci sono questi rampolli che si
proiettano dentro a un mondo di relazioni tutte fatte di posizionamenti, eccetera, e c'è questo gruppo di classicisti che va dietro a un carismatico professore che li trasforma nelle persone più, diciamo, altere, snob, convinte della propria superiorità culturale rispetto al resto del campus, che possano esistere. E tra di loro si crea questa, si creano queste, questi rapporti ossessivi, vagamente tossici, tipici da gruppo chiuso, da setta, che portano poi a un omicidio e a tutto quello che segue questo omicidio, insomma. Anche se poi all'inizio lo dice subito, lo svela subito. In realtà è interessante questa cosa che tu l'hai letta a 18 anni, perché questo libro qua è tornato in classifica negli ultimi anni grazie a TikTok. Cioè, grazie a TikTok questo libro qua adesso è tuttora in classifica, perché secondo me è un libro da leggere molto anche a quell'età, sì, perché richiama anche un po' la Dark Academy, un po' questi sistemi un po', appunto, un po' da setta. E questo libro qua è diventato un di culto su TikTok, come Una vita come tante, che è l'altro grande libro che grazie a TikTok è tornato in classifica. Quello è un caso incredibile. Beh, quello è un caso che mi fa impazzire sempre. Libro di 900 pagine? Sì. 900 pagine di violenze inenarrabili, una sequela di violenze inenarrabili. La gente esce da quel libro con l'occhio lucido, tutta felice, impagabile, il libro stupendo, più bello che meraviglioso. Mai letto. E questa è una caratteristica che hanno i libri e che faticano ad avere altri prodotti culturali, cioè il fatto che tutto quello che ci sta intorno possa caratterizzare così tanto quello che ci sta dentro. L'edizione, la copertina, la diffusione di questo oggetto, dell'esperienza della sua lettura, possono trasformarlo in un libro invece per il grande pubblico. Non lo è. Non lo è per niente. Non nasce come libro per il grande pubblico, è un libro molto violento e potenzialmente... Ma questo, sai, sì, al di là di quel, è molto più... Così ti accompagna in questa storia di passione giovanile. È anche giusto leggerli quando si è più piccoli per riuscire a vivere il trasporto dei personaggi con la loro intenzione. Sì. Perché poi si diventa più disincantati. Certo. Se lo leggi a 35 anni, anche solo questo libro qua, questi che pensano di essere nell'antica Grecia, sì, e si ispirano a Byron, che ne so, adesso non mi ricordo più, ma hanno come pilastri dei classici e alcuni grandi snobboni coltissimi della storia della cultura. Se lo leggi troppo in là negli anni, li trovi insopportabili, un narcisismo insopportabile. Però è la differenza fondamentale, secondo me, che i personaggi di Yana Gyara, non so se tu sei d'accordo, hanno un difetto fondamentale, che sono, per essere buoni, bidimensionali. Sono piattoni, certo. Viceversa, questi personaggi qua sono, per esempio, di delusioni, i personaggi sono molto tridimensionali, sì, hanno molta varietà, sì, sì. Molto più realistici. È anche un po' la ragione del suo successo. Forse quello sì. Quello di Yana Gyara, quello di essere... cioè, lui è sempre stesso. Sempre quello, o certo. Omirak. Cos'è Omirak? Omirak, il medico. Il suo medico. Omirak è un personaggio sempre buonissimo, sempre che tutti, che è molto bidimensionale, è un po' il limite di quel libro là, che ovviamente noi librai amiamo, come anche questo, perché vendono scatafiate di robe. La cosa interessante, sai qual è? Che noi potremmo prendere un libro a casa e parlare alla stessa identica maniera. Sì. Vabbè, quello perché la logorrea è una malattia che non si cura. Vedi che basta parlarne e subito parte una sirena, perché ci vengono a prendere. Io penso che uno dei difetti fondamentali dei romanzi spesso è la bidimensionalità o addirittura la unidimensionalità dei personaggi. Ora, con tutto il rispetto, però va a beccare un pubblico che in un certo senso non vuole tanto sforzarsi. Ma io la metterei più sul rapporto fra ripetizione e svolgimento. Mi sembra che Una vita come tante punti più alla ripetizione, cioè alla reiterazione di questi eventi tremendi e di queste storie tremende, che fatalmente un po' le diluisce nella loro gravità. Cioè, l'esperienza è molto forte e chi legge ha la sensazione di buttarsi in un mondo
molto coinvolgente, molto intenso, ovviamente, perché poi la violenza e il trauma non solo sono argomenti della narrativa e del dibattito di questi decenni, ma funzionano tantissimo. Due persone possono discutere, dire cose intelligentissime per 3 ore, ma se poi una dà uno schiaffo, il riassunto è oh, schiaffo. È arrivato uno schiaffo. È arrivato schiaffo. Ecco, quindi la violenza vince sempre, è molto rischioso mettere della violenza in un romanzo che ne ha poca, perché rischia di diventare l'unico evento, no? Invece in quel caso tu hai l'inesorabile ripetizione di tutti questi momenti che sarebbero scioccanti e violentissimi, e secondo me è lì che si gioca il fascino del libro. Sì, ho capito. Tutto proprio il fatto che non siano tridimensionali. Esatto. È anche un suo limite, ma evidentemente, siccome il pilastro del libro è quello, è tutta la composizione del libro in tutta la sua, come dire, la sua vita editoriale, è perfetta. Io lo trovo un caso magistrale di marketing editoriale e anche solo di lavoro, di scrittura del libro. La ragione per cui ci affezioniamo a un libro e lo leggiamo e lo compriamo molto spesso è nel libro, ma non nel modo che pensiamo. Cioè non c'è un interesse puntiforme su quell'argomento. Sì. Se uno astrattamente dicesse: vuoi leggere un libro su una storia di traumi violentissimi di persone che va avanti per centinaia di anni? No! E invece sì. Beh, io è stata questa chiacchiera, no? Che giunge al suo... Chiacchiera tridimensionale, direi. Allora, posso consigliare di andare, visto che siamo vicini, anche qua di quartiere? Tutti, cioè, tutti i tre libri quartiere. Nascono nel... Cioè, queste capito? Tre vie. Queste tre... Andate da Marco... È come una Rive Gauche. Sì, figurati. Andate da Marco Rossari, che è sempre del quartiere, e così facciamo una specie di catena di Sant'Antonio, Bonaria e anche pigra, perché basta fare poca strada. Ma noi siamo... per la pigrizia totale. Grazie Matteo, grazie a tutti. Grazie a voi. Tre libri che ti ricordi, che ti hanno cambiato la vita, significativi. Flannery O'Connor, Tutti i racconti. Philip Dick, Un oscuro scrutare. E poi il libro, non mi ricordo mai l'autore, ma è un nordico, Gnomi. Il libro illustrato degli Gnomi che mi ha formato.